Avete paura dei pagliacci? Beh, questo non è il video per voi, allora. Perché qui ce ne sono tanti e uno più assassino dell'altro. Scopriremo il segreto del clown demoniaco di GTA V. Sono It, il pagliaccio, mio, Lion! Ma ti pare di fare ste cose? Togli la maschera da pagliaccio, allora. I ragni fanno paura, ma i pagliacci clown di più, vero? Lo capisco, no, i pagliacci evidentemente fanno paura. Ma perché non battere i paste cose? Perché, come perché, se quello che andiamo a fare non c'è fa un paura abbastanza. Anna, c'è un motivo. Oggi dobbiamo andare a investigare il mistero del clown assassino. No, ti giuro, ti prego. Non ferma la macchina, sto scendendo. Non vado a fare shopping da sola, basta. Beh, purtroppo tocca. Quindi non cagatevi addosso. Non metterci il carico tu almeno, okay? Va bene, allora io cercherò di non essere creepy per quanto possibile. La prima tappa di questo mistero è qui, nella ferrovia abbandonata che c'è vicino. Vi faccio vedere dove siamo, qui a nord della mappa. Qui in questa ferrovia. Un posto tranquillo, insomma. C'è proprio una ferrovia abbandonata. Sì, c'è in questo posto. E già partiamo bene, perché una parte del mistero sono sicuro che non andiamo a vuoto, perché c'è. Si dice che qui ci sia la base di un killer che si vestiva da clown, non da assassino. Naturalmente era già un assassino, se era un killer. E ovviamente noi ci stiamo andando. E ovviamente noi proprio ci stiamo andando, questo è naturale. Ma è proprio qui anche lui fisicamente? Non lo so questo, se riusciremo a farlo apparire. Ma mi sa di sì, perché vedo che c'è movimento qua. Oddio. Ci sono cose, ok? Venite, avvicinatevi. Non vi preoccupate, vi dico io quando inizia il momento pericoloso. Comunque, Cicco, ricordati, visto che tu spesso qui non partecipi, la regola fondamentale è che mai devi interagire con il mostro, perché rischi ma di fermarlo. Ma neanche guardarlo, avvicinarsi. Guardarlo sì, avvicinarsi però sì. Però da lontano. Però non interagire, non bloccargli i percorsi. Non voglio neanche toccarlo e neanche guardarlo. Capito, Lion? Però c'è, insomma, qua c'è un bel po' di roba da vedere. Sì, allora ci sono. C'è un mausoleo, una specie di cripta sarebbe questa, che purtroppo la porta non è apribile. Questo tipo di porta non è apribile. C'è già una cripta in mezzo a una stazione, non è normale. Vedo anche che ci sono dei fuochi intorno che sono molto inquietanti, perché volano, sono leggermente sospesi per aria. Esattamente 4, sembrano spiritici. E in più ci sono 3 cadaveri, quindi è come se qui qualcuno avesse appena fatto man bassa. L'altra cosa carina, io guardo un po' intorno, non mi pare di vedere nessuno, però c'è una bicicletta con la lucina accesa. Quindi è appunto come se ci fosse qualcuno sopra, perché altrimenti se uno scende si spegne la luce. Il clown guarda che la usano la bici, sì, mi sa. Sì, ha senso, ha senso. Io sinceramente non so se lui qui deve apparire, perché io so che lui se poi si sposta. Se mi sbuca da dietro veramente impazzisco, eh. No, Lion, allora non mi piace. Guarda, avete visto? Appare e scompare. Appare e scompare. E lui è lui al 100%, è proprio lui. No, Madonna, guardalo. Lo riconoscete? Guardate come possiamo farlo andare via? È It, praticamente. Cioè, io non so se è lui proprio, ma comunque un pagliaccio demoniaco. Sembra i capelli suoi. Io mi avvicino. Non ti avvicinare, non ti avvicina troppo. Non interagisce tu. Guarda che sorriso che ha. Tipo sembra il Joker, ha il sorriso del Joker. Oh, ho preso fuoco. Lion, vieni via da lì, per favore, no. Vieni via. Come i fuochi che ci sono intorno. Probabilmente lui era tipo pazzo e faceva un rituale, qualcosa di demoniaco, no? Perché magari faceva dei giochi col fuoco. Calmi, non cagatevi addosso però, Cicco. Smettila di nasconderti dietro le colonne. Ma guardalo lì, è davanti a me. Lo vedo che è davanti a te, lo vedo. È vestito elegante. Guarda com'è bello. Non è un clown come uno si aspetterebbe di vederlo. È un po'... è un clown raffinato. Ma c'ha la faccia da assassino, pure. Quella sicuramente. Aspetta un attimo, perché ho visto che faceva il giro dietro la cripta. Andava dietro, ma non lo sto vedendo. Non lo vedo più neanche io. Non c'è più. Dov'è andato? Si è sparito, mi sa, se n'è andato. Non è che per caso è entrato oddio, dentro. Mi è apparso da... Madonna mia, che brutto. Cos'hai? Cosa hai visto? Cosa ho visto? Secondo te che cosa ha visto? Sua madre ho visto, lui. È di fronte a me. Ma non ti ha toccato, vero? Non mi fa niente. Per il momento Lion, non è aggressivo. Non ti avvicinare troppo, che rischi di bloccare tutto. Ha preso... mi sa che sta prendendo la bicicletta, quindi... sì, esatto. Dobbiamo stargli appresso, Guarda come schiaccia i cadaveri. Come se lo facesse apposta. È come una cosa oddio, malvagia. Oddio, dai, che cosa impressionante, che brutto, però comunque. Ma sta facendo ancora il giro, cosa da fa? Un lato siamo fortunati a assistere a queste scene, ma dall'altro lato però boh, è veramente traumatizzante. Si sta avvicinando verso di noi. Non fatevi raggiungere. Dobbiamo seguirlo, quindi dobbiamo assolutamente riprendere la Jeep. Dove l'abbiamo lasciata? È là dietro, qua dietro. Maledizione, dobbiamo portarcela più vicina. No, ci stiamo perdendo, Io so dove va lui, quindi in teoria non c'è problema, poi dovrebbe essere molto lento. No, dall'altra parte, dall'altro lato di questa cosa, mi sa. Ecco, però dobbiamo essere più pronti, perché non si può perdere l'unica cosa che ci... è qui davanti al Jeep, corri. Comunque lui è lì. Ma che ne sapevamo che quello prende
prendeva la bicicletta. Io mi aspettavo che andasse a piedi casomai, ma non pensavo che avesse una bicicletta. Quindi mi ha colto di sorpresa, mannaggia lui. Ma tanto è lento, siamo molto più veloci di lui. Ok, salite, salite, veloce. Ok, ci siamo, vai, vai, Cico, porca miseria, sei un imbecille. Ok, vai, vai, corri. Maledetto, oh, se devi fare così è meglio Alex, se non ti porto più a vedere. Scusami, sono un po' lento. Sei un cagone, sei un... io non mi aspettavo, io ho pensato, ah, Alex è un cagone, ma Cico sicuramente sarà molto più coraggioso. Ma questo è un clown assassino, lo sai. Lion, allora stai attento, è dietro questi vagoni, piano, vai piano. Oh, lo vedo, lo vedo. Oddio, non lo vedevo. Ho preso fuoco di nuovo. Sì, perché è un segno probabilmente, lui ci dimostra così che è aggressivo. Prendendo fuoco, non è proprio la cosa più bella che può fare, però è esattamente quello che ha fatto. Seguiamolo. Basta che non dia fuoco a noi, Dart. Non tu credo. Hai presente che i clown di solito hanno sempre qualcosa di particolare? Ci sono quelli che fanno i palloncini, quelli sì, che fanno i giochi con le... Mi sa che lui faceva quelli con il fuoco. I giochi con il fuoco, può essere. È un mangiafuoco, tipo. Io non so se lui è mai stato un clown davvero. Ha accelerato comunque, Se cerchiamo di stargli appresso, perché sì, sta andando abbastanza veloce per essere una bicicletta, Ma io a volte vedo che cambia aspetto. È vero, vedi? Diventa... L'hai visto anche tu? Ma diventa tipo... Sembra a me. Cioè, diventa... No, ai miei colori. Cioè, ai colori io del mio... Io pensavo di avere le allucinazioni, ma anch'io mi è sembrato che avesse per la stessa attimo, giacca. Adesso è normale, adesso è di nuovo se stesso. Però per un attimo prendeva i colori. Ma magari no, magari erano solo i miei colori. Però ha i miei colori, verde, azzurrino, verdino, i colori e della mia giacca. E invece sembra che ha una giacca lunga nera. Io non so spiegarmelo, veramente, non so che dire. Quando siamo lontani, se io mi avvicino... Perché vedi, se io adesso lo voglio vedere da vicino, non ce li ha più. Però per camuffarsi, tipo ma non so se sono i miei colori o se semplicemente si glitcha la texture, perché può essere, Cioè io non ho tutto il vestito. Guarda, adesso è un'altra cosa ancora. E però vedi, io ogni volta gli vedo cambiare vestiti, è come se tipo, se tu vai troppo lontano, ti sembra una persona normale. Sì, è vero, è come ma se ti si travesti. Ma se ti avvicini, vedi ti rendi cos'è conto davvero di quello che è davvero. È vero, perché vedi, se io mi allontano, cerchiamo di non perderlo di vista. Sono sicuro che sia entrato dentro una di queste porte. Scusa, una cosa prima di entrare, se sì, in caso ci vede e ci attacca, cosa facciamo noi? Perché non sono molto esperto. Cioè, non cerca di non piuttosto in farti uccidere. Non ci attaccano mai. Sicuramente vabbè, non devi interrompere quello che lui vuole fare, perché ti io lo voglio vedere. Allora, questa porta non può essere perché è bloccata. Invece questa sì, è qua. Ma ha cambiato aspetto di nuovo, guardate, è diventato... Oddio, guardalo! Quello cos'è? Non, è, non era così normale prima lui. No, lui è dentro, è qua, e quello è un altro! E cosa facciamo? Oddio! Venite, entrate, entrate, però non toccate niente. Sicuramente questa stanza diventerà buia, perché succede sempre così. Quindi io ho la torcia, voi non accendete, la faccio tutto io, va bene così? Io mi metto qua al lato, ho paura, non so cosa fare, veramente. Ok, Cico. Ma cosa sta facendo? Cioè, tipo come se stesse ordinando qualcosa. Non passategli vicino, non passategli vicino. Luce. Ok, Cico, io ti vedo sparire. Io non ti vedo più, ti ho visto sparire. No, no, veramente, io esco rietto, ti vedevo giuro, la tua paura. Ombra, ma cioè, evita di possederti, per favore, perché già ci sono abbastanza situazioni. Guarda, guarda! Ok? Sta facendo uno spettacolino, sta facendo il suo show, vedete, per noi probabilmente. È inquietante, non c'è nessuno insieme a parte a quell'altro noi. Ok, ed è buio. Allora, cerchiamo di capire che cosa c'è qua dentro. Io vedo che ci sono due maschere. Tu, Anna, tieni gli occhi su di lui, perché se si gira, va bene, magari lo tengo d'occhio. Meglio ma evitare. Ma due maschere teatrali, queste due, mi sa. Ma sono inquietanti, però, Guarda come molto sono brutte. Molto inquietanti, guarda, sembrano stanno urlando. Più maschere tribali, secondo me. C'è anche un pulsante, non so se... Boh, dovrebbe essere qui, no, sinceramente. Non premerlo, Laia, non si sa mai. Non credo di poter neanche premerlo, Invece lì, sul palco, è pieno di macchie di sangue, dove c'è lui che si sta esibendo. L'hai visto, sul muro! Pieno di macchie di sangue. Oddio, Laia, guarda! Oddio! L'ha ucciso! L'ha ammazzato, l'ha coltellato di brutto. Ed era uno come lui, era un clown come lui. No! Guarda, guarda! No! Oddio, cosa sta facendo? No! Lo sta tipo umiliando. Fa quasi ridere, però in realtà no, perché c'è, cioè, porca mi... Guarda, guarda! Ma fa paura, fa, che fa, Dio mio! Sta facendo lo show, sta facendo lo spettacolo, solo che è uno spettacolo estremamente malato, perché c'è lui... Io non so tu cosa hai visto, ma quando lui l'ha ucciso io ho visto solo la sua ombra gigantesca che uccideva l'altro. Non si è riacceso? Sì, 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 esatto, esatto, ho visto anch'io, io ho visto anche lui, no, c'era proprio lui, ho visto che lo accoltellava di brutto, proprio istantaneamente. Cico, io a te ti vedo che mi appari e sparisci da dietro. Non ti giuro, non so come rimediare, non mi piace, non mi anche piace. Tu te me lo fai a me, non lo so, secondo me sarà questo il posto. Posto. Cico, rimani, fregatene, ti... Ok, va bene, ci farò l'abitudine. Lui è uscito dalla porta sul retro, Ok, questa porta qua? Quella sì, sinistra. Quella marrone alla tua sinistra. Fammi guardare. Non l'hai visto? Oddio. Devi stare attento. C'è un tipo morto, c'è un tipo morto lì come dentro. C'è un altro morto? Sì. Ma c'è anche lui dentro, attento. Infatti io vorrei andare prima nelle altre porte, se possibile, perché questa mi sa che...
Sì, si può aprire pure. Boh, no, no, oddio, no, che no, 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 no. Oddio qui. Mio. No, fine da vomitare. Ci sono le frattaglie qua dentro, ragazzi. Stavano cucinando. Stavano dai, cucinando. No, Lion, ti prego, che schifo. Non ci entro io. Non sono assolutamente parti del corpo umano. Sono totalmente pezzi di bovino questi. Al 100%. Pezzi di bovino e un po' di sugo anche sulle pareti. Un pochino di sugo. Mi sa che ho capito. Li mangia quei pezzi. Mi sa che ho capito che cosa gli piace fare a questo qui. Non è solo un pagliaccio, è anche un po' un cannibale, se è possibile dai, dire. Ma che schifo. Sto scendendo di sotto, perché c'è un piano anche più. Ti seguiamo anche noi allora. Per favore, non mi fate andare da solo, va bene? Vuoi che io tengo d'occhio la porta dove si è infilato lui invece? Anche peggio. Sì, sì. Stai attenta che sei da sola però, Oddio. Va bene, non ti preoccupare. Oddio, che schifo c'è a terra, guarda. Io non ti vedo di nuovo a te, No, non vedi, sono ecco. Anch'io però. No, quello non sei te. Quello oddio, è lui. Oddio, cosa faccio, cosa faccio? Lion, no, com'è no, possibile? No. Lui non è uscito da qui. C'è una sega. C'è una sega per ossa. Più di una, ce n'è un'altra sul tavolo. Poi ci sono anche dei pezzi a terra. Dei pezzi di animale, c'è un teschio di ariete. E ci sono delle sacche per cadavere. E poi ci sono anche degli altri pezzi di bracconaggio, di animali. Perché questi sono zanne di elefante, gravissimo prenderle. E anche teste di animale. E qua c'è, vedete, un frigorifero con dentro ghiaccio, tantissimo ghiaccio. E io immagino che cosa ci sia in mezzo a quel ghiaccio. No, non guardarci neanche dentro, lo sappiamo già tanto. Ma qua dentro è successo di tutto. Sì, sì, tagliava a pezzi le vittime per conservarle probabilmente. Mio Dio, che schifo. È un killer. Qua sotto, ti prego, io ve l'ho detto, io ve l'ho detto che è un assassino questo. E non è neanche uno di quelli tranquilli, nel senso che ammazza e basta. Questo se le conserva le cose, avete capito? Per dopo, si mette da parte. Se le mangia pure. Dai, no, per favore, non lo dire, che mi fa la cucina. Mette da parte il bottino. Fammi vedere bene qua dentro. Dai, attento, che mi sa che lui è ancora lì. No. No, no, no. Però è pieno di gente morta. No, ma io non l'ho visto uscire. Non entrate, non entrate. C'è lui, non c'è lui dentro, entrate. C'è lui e ha una tanica di benzina in mano. Io qui. Non è che vuole dare fuoco a tutto il posto. Sì, e io però me ne vado da qui perché non è che posso restare a farmi bruciare da lui, Ma devo vedere tutto però, come facciamo? Ho capito, ma io non voglio neanche bruciare. Sto proprio sulla porta. Sto cercando di. Tra l'altro uno dei cadaveri sembra come se vibra. Non so se è perché è vivo ancora. Sta morendo, io non lo tocco, non interagisco con lui in nessun modo. Non toccare però nulla. Facendo un po' di fatica perché veramente mi è addosso praticamente. Oh, quindi se dà fuoco alla miccia, guarda, scappa. Vieni via, via di corsa, ma corri. Ma però sicuro che mette fuoco alla miccia? Cioè ha preparato la scia di benzina, l'ha sparsa bene anche allora sui cadaveri. Prima che succeda magari. Beh, non può dar fuoco a tutto il locale, brucerà soltanto una stanza. Ma che penso. È tutto di legno, che ne so come funziona. Se qui brucia una stanza prende fuoco comunque tutto, Credo che abbia buttato qualcosa per dar fuoco, perché ho sentito un rumore di vampata di fuoco. Allora esci fuori, esci. Sì, sì, si sente di brutto bruciare. Sento anch'io il fuoco, voglia, e anche un bel po'. Ha voglia, ho visto pure che bruciava un pochettino, me ne vado, usciamo perché. Ma lui ha preso fuoco, che è successo a lui? Non ne ho idea. Però credo che sia uscito dietro di noi, ma credo che sia invisibile perché ho visto. Lì. Ma lui prende fuoco anche da solo senza che se ne dà. Quindi lascia perdere. Usciamo, fuori è ovviamente ancora notte, però c'è la lascia sua bicicletta. Lascia lo spazio per uscire se vuole uscire. Secondo me lui adesso ripartirà e andrà da un'altra parte, quindi noi saliamo sulla Jeep. Prepariamoci infatti. Teniamoci pronti. Sicuro vai. Parte di lui nuovo. Lui sicuramente sarà sempre a bordo della bicicletta, quindi noi stiamo. Eccolo, eccolo. Eccolo, lì. Infatti. Sta ripercorrendo quello che lui faceva. Lui dava fuoco alle persone. Guardalo, guarda, guardalo. Guarda come balla giocoso, no? Lui è contento di quello che ha fatto. È un gioco per lui, è uccidere. Si sta divertendo, pure. Avete capito? Se la sta proprio prendendo bene. Sta iniziando anche a piovere, anche tanto. Sì, è tipo temporale probabilmente. Io cerco sempre lui di stargli. È iniziato a piovere ed è partito. E lui ha iniziato a ballare ed è partito a piovere. Ha fatto la danza della pioggia adesso, ma ne esageriamo, dai che. E che ne so, guarda, tuona come. È venuto a tuonare così all'improvviso. No, è vero, qua sta andando pure un bel po' più veloce però lui, dobbiamo cercare di stargli appresso. È spedito e poi sta anche cambiando forma di nuovo. Ho visto, se io mi allontano lui si confonde con la folla, sembra un passante come gli altri, non si capisce che è il killer. Quindi cerchiamo di stargli vicini appresso, ovviamente. E io approfitto di quest'attimo di più o meno tranquillità, perché in realtà non siamo mai tranquilli in questo genere di serie, però, per invitarvi in live, perché noi questi misteri di GTA vogliamo farli anche in live. Se voi venite stasera alle 19 sul sito Viola Lion VGF Live, link in descrizione nel primo commento, dopo aver giocato alla nuova vanilla di Minecraft, giocheremo anche a GTA per cercare qualche mistero. Mi raccomando, veniteci a fare compagnia, per favore. Link in descrizione e nel primo commento, non mancate. Adesso stiamo lì dietro, io non so bene dove stia andando. Ma dove sta andando? Scusami, qui non c'è niente, tipo un'idea, come si ce l'ho però, secondo me lui sta andando a dov'è la Sandy Shore, la zona dove sta la Quanto lot. Lontano, mamma mia. È lontano, vero? E allora ma scusa, è possibile perché pensi che ci sia casa sua lì? Sì. Lui, sì, sì, esatto. Tipo il suo covo in realtà, perché Lion, casa non lo vedo più. Dai, io l'ho perso.
È normale, perché quando deve andare molto lontano, anche quello che abbiamo visto l'altra volta l'ho fatto. Quindi noi dobbiamo andare noi a Sandy Shore. Cico, mi indirizzi, perché non dovrebbe essere te lo così lontano. Te lo faccio subito, guarda, è esattamente qui, no? Se non sbaglio. Sì, ma devi dire, tu devi dirmi la direzione. Ok, vai dritto, sempre qui, è una strada dritta per adesso. Ok, ma è tanto lontano, perché io devo è sapere. È veramente abbastanza lontano, sì. Questa, Anna, tu sei meglio, mi sa, di Cico, perché Cico non è capace da guidare. Sì, è un po' lontano. C'è da camminare un bel po', però è quasi tutta dritta. Se è dritta potremmo farcela. Ma piove, siamo però a metà adesso, vai. Questo magari era meglio se lo evitavi. Siamo già a metà strada. Beh, se siamo a metà strada, a metà. Non è così lontano allora. Me l'avevate. Ok, tu continua a seguire la strada, tanto comunque è facile. Okay, più rilassante adesso che vederlo davanti a noi in bici. Sì, abbiamo un attimo di respiro, diciamo. Possiamo un attimo tirare un respiro di sollievo. Un po' abbastanza spaventoso, però secondo me il meglio deve ancora venire, perché nel posto dove stiamo andando adesso, che secondo te non abbiamo già visto abbastanza? Cioè tu ti rendi conto di quello che abbiamo visto lì io dentro? Io penso che lui nel suo covo si sia portato le parti migliori, se capite che cosa intendo, cioè nel senso. No, che schifo, ti prego, non lo dire. Ok, allora vi siete persi qualcosa, vi faccio riallacciare io. Praticamente l'abbiamo seguito per un po', a un certo punto è sparito, quello l'avete visto, poi è ricomparso però, e voi non avete visto perché avevo già tagliato per il viaggio, ed è ricomparso con quella macchina rossa lì, quindi ha cambiato ed è andato almeno a bordo. Non ha più la bici, guarda. Non ha più ma la bici. Ma noi dobbiamo infilarci là dentro in quella casa lì. Si dimmi è fermata di no, qui di fronte alla casa. Tra l'altro per un attimo l'abbiamo anche persa, quindi poi c'è stato un attimo di brivido, però in teoria dovrebbe essere. Ma io vedo qui qualcuno lì. Ma infatti c'è una terra o sbaglio pure? Ma anche a me è sembrato di vedere qualcosa in terra, però. Ma è un cadavere? È sicuro, guarda come è messo. Non riesco a capire, ma non è lui. Eh sì, è un cadavere. Questo ha fatto. Non mi dire che ci siamo persi qualcosa? No. Perché quello cos'è? No, no, allora, qui c'è una signorina che ha un coltello piantato nella schiena. Però noi non abbiamo. E tra l'altro, questo coltello piantato nella schiena sanguina pure. Guardate qua, c'è tutto. Guardalo, che schifo! Tra l'altro, ci sono anche animali, insetti in giro, che schifo. Però ce lo siamo persi. Non mi dire che ci siamo persi una parte, perché vi giuro che mi arrabbio, E magari sta per succedere qualcos'altro, no? Aspetta, là sopra, magari. Questa è una delle case. Magari si è spostato di casa. Sapete cosa possiamo fare? Possiamo provare ad allontanarci, vedere le altre case in giro. E nel frattempo, magari quando ritorniamo qui. Cioè, tu pensi che sia andato in un'altra casa? Magari se le sta passando tutte una ad una, se ce ne sono altre. Tipo questa qua di fronte, magari. Questa qua. Mi sembra accessibile. Dai, ma è spaventoso così. Però mi scoccia, perché abbiamo perso tempo, perché l'abbiamo perso di vista. Sicuramente lui ha fatto altro. Tanto. In teoria dovrebbe, perché noi non abbiamo interrotto nulla. Però occhio, non entrare così, occhio. Questa è chiusa, non si può entrare. Mi sa che è chiuso. E nel cortile mi pare pure che abbiamo sbagliato casa, mi sa. Non ci sia un accidente di niente. Possiamo provare a vedere se da lontano in quella casa lì succede qualcosa, per cui diciamo può essere che, capito, che sta risuccedendo l'evento. Io vedo qualcosa però, mi pare. Vedi qualcosa? Lo vedi muoversi? Scusa, ma io ho un fucile per mirare da lontano. Eh sì, raga. Oh, 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 c'è qualcuno dentro la casa. Venite Oddio, di brutto. Venite di brutto. Sì, 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 c'è qualcuno dentro la casa adesso. E non è un cadavere questo, Guardate, non avvicinatevi, non avvicinatevi. Vedete? Siamo indietro. C'è un clown e non è lui, cioè è lui ovviamente, ma ha una maschera vero, diversa. È seduto sopra quelle travi. È possibile che questa volta non sia lui, nel senso quello che abbiamo visto noi, ma che sia se stesso, però in un altro momento della sua vita, magari prima di diventare malvagio o prima quando di scoprire quando magari, è iniziato. È probabile che quando è iniziato, tipo quando era più come quello che ha ammazzato i primi omicidi. Quella è la sua prima vittima, no? La prima in assoluto può essere, che va a ripercorrere molte volte non è i killer che si tornano. Muove Lion, oh. Lion guarda a sinistra, a Oddio, sinistra. Cioè, cosa si muove lì? Ma quello è un altro? Ma è lo stesso. Quanti sono? Quindi non era da solo all'inizio, ce n'era più di uno. Era una banda di clown questi, chi sono? Magari lui era uno di questi. Allora io sta no, quanto corre questo qua? È velocissimo, sta solo camminando. Guarda che questo qui è tranquillo, non è o no? Seguiamolo. Non so mica, No, sta correndo incontro. Che lo vedo un po' attivo e non vorrei che ci cercasse di ammazzare. No, Lion ci sta correndo incontro. Aspetta, prendo di brutto una pistola di quelle con la torcia, così almeno posso. Andiamo dietro Dai, questa attento. Casa. Dai, attento. Ok, vabbè, però è fermato. Sì, ed è tranquillo. È simile a lui. Oh, ma Oddio, no, sono di più. Sono due. Sono di più, cosa uno faccio? Uno fermo e uno che è tipo panicato. Quindi erano una banda. Erano una banda. Cioè tipo uno, vedi, sta facendo il palo. L'altro sta dentro perché ha ucciso. E l'altro sta controllando intorno. Non lo so, magari sta aspettando qualcuno. Porca miseria, ho inquietantissima sta cosa, Cioè anche peggio di come mi aspettavo. Scusa, ma se noi alla fine ne abbiamo visto uno solo, significa che magari lui ha ucciso gli altri. Guarda questo fermo, essere. Provaci.
Non è mortale, è immortale, palesemente. No, mo c'è visto. No, è morto. Resistente, ma è morto. Ma che l'altro è morto? Ma guarda l'altro. Ma sta facendo? Sta trascinando via. L'aio, oh mio Dio. Non toccarlo. No, guarda, c'è un topo. C'è un topo che se lo sta portando via. Ma come fa un topo a trascinare un cadavere? Ma è possibile? Non l'ho visto quel topo, è nascosto. No, se lo... cioè, ragazzi, se lo sta portando via. Il topo si sta portando via. È la cosa più disgustosa e assurda che abbia mai visto. Piaccelo. Porca miseria, sparo anche al topo? Provaci, è molto piccolo però. No, il topo non riesco a beccarlo. Non so se l'ho ucciso, però... No, di lei, secondo me, qua dentro casa se l'ha dato. No, raga, il topo è tipo immortale, raga. Mi sta... che schifo. Che schifo, sì. Ma quello dentro, invece? No, quello sta ancora qui seduto. Guarda che schifo. Ma uccidi pure quello. No, non reagisce. Francamente, quello lì è il più inquietante di tutti e tre. Madonna, se è inquietante. Gli cioè, perché sta lì seduto e guarda la tizia che ha ammazzato. Guarda. Ma guarda che secondo me questo non è vero, eh. Cioè non può essere vero, è tipo un manichino, un fantoccio. Perché sennò sarebbe morto a colpirlo così, eh. Cioè non è possibile. Per esempio, c'è questa accetta qui che uccide i giocatori in un colpo solo. A lui non gli fa niente. Ma non gli fa niente. No, è un manichino, raga, non può essere vero. Aspetta, e se magari tutti e tre fossero la stessa persona ma in diversi momenti? No, è tipo un fantasma. È lui che si è seduto esatto quando l'ha uccisa. Poi è andato fuori, poi capito. Magari è impazzito. È una ricostruzione, tipo. Sì, sì, tipo una rievocazione. Sono dei flashback, nella sua testa. Esatto, più flashback. Non prende la sua macchina, è la sua quella. Volevo vedere da dentro, cioè parte, funziona pure, è nuova. Non l'ha neanche sbattuta neanche un attimo. E quello invece? Cos'è quello? No, ma quanti sono? Quello è normale, spero. No, è una persona normale. Ti dirò. Sopra delle casse, però mi sembra un po' strano. Non è pure proprio normalissima, eh. Mezzo glitchata, sinceramente. Però abbiamo visto abbastanza. Io mi accontenterei, sinceramente. Non so voi. Io sono perfettamente accontentata. Va bene così, andiamocene via. Sì, sì. Perfetto. Beh, bello anche questo. È stato molto interessante. Mi è piaciuto. Un pochino inquietante, un bel po' inquietante. Però alla fine il bello del gioco sono è proprio quello. Sono sempre inquietanti, clown. Guarda, questo qui soprattutto. Ci fermiamo. Suggeriteci nei commenti altri misteri che possiamo investigare se ve ne viene in mente qualcuno. Per oggi, però, ci salutiamo. Ci vediamo in live stasera alle 19. Link in descrizione, nel primo commento. Vi aspettiamo. E Lion out.